c'è qualcosa che non va da parte del secondo arbitro che sta redarguendo il numero 22, Carlo Igaglia. Ecco, inizia questo momento il secondo tempo, grande potenza da parte del numero 2 del Team Michele per recuperare il pallone. Nuovamente una grande mischia, un eschimo, e la palla rimane alla squadra di San Giorgio che si trova in una buona posizione. Il tiro, palo, riprende il circolo che parte in veloce, cioè cerca di partire in veloce contropiede, invece la squadra di San Giorgio riesce a bloccare il 22, il tiro del numero 22 Bigaglia Carlo, e del 3-1 accorcia le distanze il circolo Marina. La palla viene rimessa dal centro, sorpreso la difesa del San Giorgio con questo veloce contropiede che ha liberato un facile tiro Bigaglia Carlo. Riparte la squadra più di Pascoli. 4-1 in questo momento. Quanto manca alla fine, Dario? Quanto manca alla fine di questo tempo? Io ci pare che da giocare ancora, sono 8 minuti ancora. C'è il tempo ancora per recuperare la squadra triestina, che ora si rigetta in attacco, cerca di trovare uno spiraglio per il tiro, e nuovamente il tiro di Bigaglia Carlo, però la difesa questa volta con il numero 2 del Pim Michele ribatte il pericolosissimo tiro. La palla va all'angolo, ora il pallone è sparito, eccolo qua, il 7 Bigaglia Enrico, famiglia, una squadra di molti Bigaglia, passa a Carlo che ha realizzato l'unica rete ancora per la squadra triestina. Ora Russo si destreggia, ma la difesa è molto aggressiva, sì, ed ecco, ha dato i suoi frutti perché il San Giorgio è riuscito a recuperare questo pallone e adesso si riporta in avanti. Il contropiede è sfumato, ma c'è tempo per trovare un'azione. Michele Del Pin sulla destra palleggia con il capitano Piccini Alberto, numero 1. Un attimo di divisione dei compiti in attacco per il San Giorgio, mentre con la tattica dei due giocatori dentro e tre fuori va al tiro il numero 2 Del Pin. Colpisce la base superiore della traversa, ma la palla esce sul fondo e nuovamente circolo Marina Mercantile in possesso della sfera. Approfitto per questo comunicato della direzione gara che annuncia una pausa di 5 minuti al termine di questa gara prima di iniziare la finale, le due finali da podio per il terzo posto e per il primo e secondo posto di questo torneo. Ed è una rete del numero 10 Davide che porta 2 le sue segnature e 5 quelle della propria squadra. 5-1 in questo momento il punteggio. Sorpresa la difesa del circolo Marina da questo. Sì, si erano un po' sbilanciati, si erano un po' sbilanciati e infatti hanno subito un tiro anche a circa 12 metri, che però era a porta vuota praticamente, quindi Schiff, che non è nuovo a questo tipo di tiri, ha avuto via facile per il gol.
Dario, parli da quanto dammi un po' di numeri, quanto è grande il campo, quanto grandi sono le porte, l'altezza, dimmi. Così facciamo sapere al nostro pubblico qua presente come delimitato questo campo di gioco. Prima di iniziare la partita, magari se ne può fare anche due. La porta è un metro per 80 centimetri, sospesa a circa 2 metri sull'acqua, praticamente l'altezza di una pagaia. In teoria dovrebbe essere quella all'altezza che 2 metri circa sul pelo dell'acqua. Poi in realtà questo campo è un po' più corto rispetto ai campi regolamentari, che di solito sono lunghi 35 metri. Adesso scendiamo, che ne facciamo insieme. E vista la conformità del luogo di questo specchio d'acqua in Cervignano, chiaramente ci si adatta un po' a stringere un po' quella misura di lunghezza, e quindi siamo sotto, direi, sotto i 30 metri qui come lunghezza del campo. Comunque, come dicevi prima, la situazione, anche il posizionamento di questo campo, questa piscina di gioco, è molto bella, perché è una delle poche, forse l'unica, in mezzo a una città. Assolutamente sì, perché diciamo, se c'è questo piccolo gap tecnico delle dimensioni, ma è compensato secondo me in maniera più che eccellente dal fatto che questo specchio d'acqua è in centro cittadino e permette di portare questo sport sotto gli occhi anche dei non addetti ai lavori, di chi lo vuole ammirare per così, per semplice curiosità, e poi c'è sempre la possibilità di avere un po' di pubblico, che non guasta per motivare anche chi è in campo a disputare la partita e a far salire un po' il tenore agonistico. E beh, anche possiamo dire, visto che ci sono anche molti giovani, se qualcuno volesse praticarlo può anche prendere qualche informazione, non si manda mai via. Sicuramente se qui qualcuno è interessato tra il pubblico ad accingersi a questo sport, avvicinarsi o chiedere solamente delle informazioni, può farlo presso il circolo nautico AUSA qui a Cervignano, dove ha sede anche il club della canoa, non solo canoa polo, ma dove Emiliano Facchinetti e il suo team portano avanti un'attività di canoa in senso lato, sono iscritti alla Federazione Italiana e quindi hanno tutte le carte in regola per e la formazione, soprattutto la preparazione tecnica per guidare chiunque voglia approcciarsi per la prima volta allo sport, non solo di canoa polo, dicevo, ma anche di canoa velocità e altre specialità della canoa. E devo ricordare anche che il Cusudine, che pratica la canoa polo qui a Cervignano, e quest'anno ha partecipato, e mi sembra di non dire male, la prima squadra in regione a partecipare ai campionati juniores che si sono tenuti a Bologna. L'idea è regione o anche San Giorgio ha fatto questa esperienza? Ma di canoa polo? Sì. Sì, ha partecipato al campionato di Serie B, diciamo così. Ma anche ha fatto il campionato juniores a Bologna. Questo qua lo so io, essendo sull'altra sponda, se diciamo così, di un'altra società tra virgolette concorrente del Cusudine. Ed ecco una rete da parte del numero 1 Marini Riccardo, 5-2. Intanto noi abbiamo si conversava, la partita continuava, il circolo Marina aveva preso prima una traversa e adesso ha segnato la seconda rete. 5-2 il punteggio, quando mancano circa 3-4 minuti. Manca un minuto e mezzo solamente. Sì, siamo quasi alle battute conclusive. 5-2 per il San Giorgio, che in questo momento è in attacco con Bonetto e che appoggia su Piccini, attaccato fa pressing un po' il circolo Marina Mercantile, cerca di rubare palla per riuscire a recuperare lo svantaggio, ma il San Giorgio tiene palla. Chiaramente ha tutto l'interesse a far scorrere il cronometro a sto punto, è forte del vantaggio di 3 reti, apre per Delpin che forse trova un varco, c'è però il pressing del numero 1 del Trieste e c'è un tiro un po' fuori bersaglio del giovanissimo Eugenio Pavon,
con il numero 4, che è un ragazzo del vivaio del San Giorgio, che anche lui trova spazio in questo torneo. Dicevo ieri che questo torneo è anche un'opportunità per le squadre a fine stagione, che dopo hanno già quasi dato tutto a livello agonistico, a partecipare a questo torneo per dare un po' spazio anche alle leve più giovani. Recupera il... Possiamo ricordare che è finita la partita 5-2, risultato finale, due reti di Skip Davide, due di Michele Pin e una di Umberto Di Pascoli, mentre per Circolo Marino Mercantile reti di Marini e di Bigaglia.